A lunedì Sport, ci rivediamo qui dopo il pareggio di sabato al Paolo Mazza tra Spal e Ternana. I padroni di casa passano in vantaggio al quarto minuto con gol su calcio di rigore di Mancini, ma la Ternana pareggia all'84esimo con Favilli. La squadra di Massimo Oddo al momento quindi si trova in penultima posizione della classifica, a un solo punto dall'ultima, il Brescia. Qui con noi questa sera, proprio per parlare di questa partita, Leonardo Rossi, ex allenatore della Spal. Ciao Leonardo, ben Ciao, buonasera. e Stefano Manfredini del Resto del Carlino. Buonasera. Ciao Stefano. Vi ricordo che per stare in contatto con noi potete sempre scriverci su WhatsApp al 342-017-6235, seguirci sul sito di www.telestense.it oppure su Facebook, sulla pagina di Telestense o Telestense Sport. Intanto in corso c'è la partita Empoli-Lecce che sta per terminare, manca circa un quarto d'ora, sono sull'1-0, mentre è iniziata da 20 minuti Sassuolo-Torino che sono sullo 0-0. Alessandro, è arrivato questo pareggio, una Spalla che era partita subito con il gol appunto su calcio di rigore di Mancini, quindi sembrava essersi messa nel migliore dei modi. Purtroppo è arrivato il pareggio proprio sul finale, una Spalla a cui sarebbe servita assolutamente una vittoria in questo Sì, momento. buona serata a tutti. Sinceramente, personalmente, parlando prima della partita di sabato, avevo espresso questa sorta di opinione e auspicio. Se le cose si incamminano nel verso giusto nei primi 15-20 minuti, poi tutto andrà per il meglio. Lo dissi non solo per quanto riguarda la Spal, ma anche per quanto riguarda la Ternana. Cioè, ritenevo che la fase iniziale del match avrebbe potuto avere un peso determinante sul risultato finale. Quindi, quando dopo 40 secondi Cassata ha messo giù Maestro, mi sono detto, è fatta perché qui è la svolta. Invece le aspettative di tutti, gli spallini erano in 8.000 al massa, da quando c'era anche 1 miliardo di tifosi giunti da Terni, sono andate assolutamente deluse perché, visto anche l'andamento del confronto, Leo, possiamo dire che questo pareggio, anche alla luce dei risultati ottenuti dalle dirette rivali della Spal nella corsa per evitare la retrocessione, possa essere considerato come una sorta di sconfitta? Sì, è un risultato pesante perché in questo momento è chiaro che il pareggio non ti porta da nessuna parte visto la differenza di classifica con le altre. Si era messa sicuramente molto bene la partita, però evidentemente è un leitmotiv che accompagna questa squadra che non riesce a portare a termine un risultato di vantaggio, spesso e volentieri viene raggiunta se non addirittura superata. Momento difficilissimo. E sicuramente la prestazione, anche questa volta, al di là del risultato, non è stata convincente. A proposito, cosa non ha funzionato? Cosa continua a non andare come sarebbe indispensabile per recuperare il terreno perduto? Beh, cos'è che non va? La mancanza di risultati sicuramente penalizza moltissimo dal punto di vista mentale la squadra stessa. Ma torniamo al discorso che facevamo anche nelle precedenti puntate dove abbiamo analizzato questa situazione. Te lo dico che Oddo anche al 50% mette in campo Nainggolan con il rischio che si faccia ulteriormente male e non averlo più alla fine. È una squadra con totale mancanza di personalità. E quando lo dicevamo qua dentro, tu mi criticavi dicendo non esiste perché se uno viene a giocare a Ferrara deve avere della personalità. Questa è una squadra con grandi comprimari, ma con No, pochi. ti contesto, perché io sin dalle prime battute di questo campionato ho detto qui non vedo tanti giocatori di personalità in questa squadra. Forse ricordi male, ma si è subito messo in evidenza questo fattore negativo in questo gruppo. E quindi si è dimostrato tale, nel senso che appunto è una squadra con totale mancanza di personalità, soprattutto nei momenti di grande difficoltà. È chiaro che bisogna appellarsi al santo protettore che non si faccia far male, che non si possa far male ancora Nainggolan, perché gli dà sicuramente quel piglio di autorevolezza che nessun altro giocatore in questo momento ha. Però è molto poco, molto riduttivo e sicuramente è una squadra che in questo momento sta soffrendo tanto e siamo abbastanza tristi nel pensare che possa venire fuori una situazione positiva. Però
ci sono ancora tante partite. Se il Cosenza ha fatto 3 vittorie consecutive, perché non deve farle anche la SPAL? Però abbiamo visto un'inversione di tendenza in queste altre squadre tipo Cosenza, ed è quello che oggi non si vede nella SPAL. Stefano, anche tu avevi avuto sabato l'illusione dopo il gol di Mancini. Tra l'altro anche questo non è un dato casuale, poi andremo anche su questo argomento. Primo rigore stagionale della SPAL. Ma io ero fra quelli, forse pochi, che pensavano di vincere sabato scorso. Ero convinto, anche perché una squadra che deve vincere a tutti i costi contro un'altra che, da un certo punto di vista, è vero, la Ternana lotta ancora per i play-off, però sicuramente è una squadra meno affamata della SPAL. La fame in questi momenti della stagione conta più di ogni altra cosa, pensavo, e soprattutto speravo che si potesse fare bottino pieno. Le cose si erano messe nel modo giusto, però purtroppo, come è accaduto tante troppe volte nel corso di questo campionato, un gol a freddo non è servito a niente, perché non so quante volte la SPAL poi è stata rimontata. E nel secondo tempo ci abbiamo sperato, però era diventata una sorta di tiro al bersaglio, assalto porta palla, e a 6 minuti dalla fine, bisogna dire, con merito la Ternana ha pareggiato. Ma quando una squadra come la SPAL, che prende gol tutte le partite da 11 gare consecutive, fa un gol su calcio di rigore, unico tiro in porta, e praticamente da quel momento non gioca più, non crea più nulla dalle parti dell'area avversaria, sinceramente si fa fatica a pensare di poter vincere in Serie B una partita. Ecco, l'illusione aveva trovato una sorta di ulteriore sensazione potesse alla fine essere appagata, perché oltretutto nel corso del primo tempo la Ternana praticamente aveva combinato nulla, tant'è che Alfonso non aveva mai corso rischi fino all'intervallo. Poi cammin facendo le cose si sono trasformate, anche perché l'ingresso di Favilli ha dato un punto di riferimento sul fronte offensivo che nel primo tempo la Ternana non aveva avuto. Sì, pur senza creare delle altre occasioni, perché non ha più tirato in porta la SPAL, sembrava poter gestire abbastanza questa partita, fino a quando, come dici giustamente, dalla panchina della Ternana sono entrati dei giocatori che hanno cambiato l'inerzia del match. Come ha detto Oddo, invece, dalla sua panchina non ha potuto attingere altrettanta qualità, e tant'è che quando hanno finito la benzina, soprattutto Nainggolan, ma anche Maestro, che comunque in qualche modo è comunque un giocatore che ogni tanto accende la luce, sono entrati dei giocatori che non hanno dato un contributo adeguato, e la Ternana è diventata padrona del campo fino all'inevitabile gol del pareggio. Un dato su cui riflettere, Leo, è quello relativo al fatto che, secondo la mia opinione, Alfonso a parte, i due migliori, fino a quando ne hanno avuta, sono stati Prati e Contigliano. Due ragazzi, 2003-2004, entrambi al debutto in Serie B, addirittura Contigliano sino a 20 giorni fa, prima di essere utilizzato a Bolzano, impiegato esclusivamente nelle giovanili. Beh, questo la dice tutta, eh? Nel senso che onore a questi due ragazzi, che tra l'altro il percorso di Prati non lo conosco personalmente, il percorso di Contigliano lo conosco perché seguo attentamente il settore giovanile della SPAL, e questo ragazzo ha dimostrato serietà, abnegazione, sacrificio, senza avere particolari doti tecniche, però la differenza la fanno questo tipo di atteggiamento, mentre vedo altri giovani che sono soprattutto esaltati e non hanno l'umiltà giusta. Però se questi due ragazzi
Oggi sono tra i migliori interpreti del centrocampo, mi viene molto da pensare, è molto triste questo. Tra l'altro, quando è uscito Contigliano contemporaneamente a Nainggolan, la spalla si è letteralmente persa, si è sfasciata, sfaldata. Cioè, allora ti ripeto, onore a questi due ragazzi che ci stanno dando tanto, ma è troppo poco per quello che richiede un campionato di Serie B, ma non troppo poco da parte loro, troppo poco da parte di tutti gli altri interpreti del centrocampo stesso. Abbiamo sempre pensato che il centrocampo fosse un reparto abbastanza in difficoltà e ti ripeto, se oggi dobbiamo far fronte e pensare che questi due giovanotti di belle speranze possono tirarci fuori, ripeto, è molto triste e molto difficile. Palla ancora con Moncini sul fronte offensivo, Lavanti è entrato solo nel secondo tempo. È una scelta, lo chiedo a entrambi, che avreste condiviso a priori. Dopo non andiamo ad analizzare la situazione per come sono andate le cose. Beh, ormai io penso che la scelta sia ricaduta in questo senso sul giocare con una punta. Sì, no, d'accordo, giocare con una punta, sì, però... Perché Moncini non la mantiene, ma mi sembra che la mantiene in settimana abbia avuto qualche problema influenzale, mi sembra qualche linea di febbre ha avuto, quindi se è vero o se non è vero non lo so. Comunque al di là di questo, la cosa difficoltosa qual è? Essendo due ragazzi di struttura fisica, è chiaro che non avendo minutaggio continuo, non puoi chiedere che quando adesso si rientrerà la mantia non avrà il passo degli altri, perché è una cosa fisiologica. Quindi anche questa continua alternanza uno l'altro fa in modo che nessuno di due abbia una continuità tale da poter avere una condizione fisica ottimale. Quindi io penso che in questo momento, ma come è normale che sia, tiri la coperta da una parte e si sfilaccia dall'altra. C'è una notevole disomogeneità in tutto quello che si sta facendo. È la confusione totale che sta regnando, ma non soltanto nella squadra. Questo è un dato di fatto. Purtroppo è evidente l'assenza della società. L'assenza del presidente, soprattutto. È chiaro, ma chi comanda è lui, cioè, perché gli altri, non, secondo me, non hanno un potere tale di decisione da poter sopperire all'assenza del presidente. Tanto è lui che determina. Quando io parlo di società, è chiaro che parlo del presidente, perché là al centro SPAL ci sono centinaia di persone che lavorano ogni giorno. Centinaia, decine. Oddio, secondo me tra gli uni e gli altri, tra sopra e sotto, 100 dipendenti ci sono. Comunque, no, al di là di questo non ha importanza. Non è rilevante quello che sto dicendo. Quello che è rilevante è che è l'assenza totale della società. Ecco, poi non c'è colui che riesca anche a fare la trade union fra la gente, perché ha bisogno di sapere, la squadra, pubblico, giornalisti. Qua sembra che siamo in due mondi diversi. La SPAL è un nucleo a sé stante, i tifosi, i giornalisti e tutto il resto. Tra l'altro, questa è un'opinione che esprimo, a prescindere dall'operato sul mercato estivo e su quello invernale, per me strategicamente e a livello di tempistiche, vorrei poi la risposta di entrambi, la mia opinione l'ho espressa, è stato un errore madornale quello di allontanare dalla società, allontanare dallo spogliatoio, un punto di riferimento che in quel momento della stagione, decisivo prima che tutto di due partite nello spazio di una settimana, allontanare Fabio Lupo. Ripeto, e voglio essere chiaro ed esplicito, un discorso di tempistiche. Se poi, nel momento in cui la stagione avesse espresso il suo verdetto definitivo, fosse arrivata poi la decisione di stringere la mano e salutare Lupo, non, da parte mia non ci sarebbe stato alcun problema, ma in quel momento, secondo me, è stato un errore che la SPAL, società polisportiva, Asset Labor, come diceva Leo, partiamo dal presidente, arriviamo... I tifosi non li posso mettere ultimi, ragazzi miei. Dunque, arriviamo a comprendere tutta la città di Ferrara, gli appassionati, i tifosi vanno in testa tutti anche per quello che stanno facendo in questo periodo. Ma dove troviamo una città
che si ritrova nello spazio di 3 anni dalla Serie A ad un passo dall'inferno, non la pronuncio quella lettera, dopo che qualcuno aveva assolutamente garantito, promesso e strapromesso, in 3 anni Porto la squadra in Serie A. Tutto ancora possibile, ci si salva perché ancora ho qualche speranza, l'anno prossimo squadrone. Però in questo momento lasciatemi esprimere questo rammarico e questa critica su questa decisione che per me, lo ribadisco ancora una volta, viene pagata pesantemente. La vostra opinione? D'accordissimo, perché togli dei punti di riferimento alla squadra, sembra che tu voglia dare degli alibi, come se scaricando le colpe su De Rossi prima, ancora prima su Venturato, su De Rossi dopo e su Lupo, le responsabilità fossero le loro e non dei giocatori stessi. E, più di una volta io stesso qua in questa trasmissione ho detto che le dichiarazioni del presidente fino a un paio di mesi fa, non più tardi di 2 o 3 mesi fa, erano sempre quelle che lui credeva addirittura nei play-off. E qua dentro abbiamo detto basta vendere del fumo, basta vendere del fumo. Ed è quello che sta continuando a succedere. E continuando a succedere, perché da alcune settimane a questa parte Tacopina non parla più. Vabbè, non parla. Anche in occasione della presentazione della Fondazione, personalmente gli ho posto una domanda sul futuro. Prima mio collega, è stato risposto ormai con quello che è diventato un tormentone, stupid question, a me è stato detto no, non è questo il momento, qui siamo a parlare solo della Fondazione. Scusami, Leo. Niente, ribadisco questo tipo di concetto. L'assenza totale della società, soprattutto per questa città, che come giustamente tu dicevi, vive esclusivamente di calcio e di SPAL, e penso che portare 8.000 persone al campo, nonostante tu fossi ultimo in classifica, perché domenica scorsa, prima della partita... E non c'entra il fatto che sono stati dimezzati i prezzi. No, no, la SPAL, a prescindere, il pubblico ce l'ha. Sotto questo profilo, comunque, diamo atto alla società di questa disponibilità a ridurre leggermente l'incasso. Sì, sì, quello non mi colpisce particolarmente. Mi colpisce il fatto della totale assenza e ti ripeto, come dicevo poc'anzi, mi sembra che ci sono 2 entità distinte. Una squadra che vive nel suo limbo e tutto il resto che naviga attorno come se non esistesse. Poi hai un po' divagato e rientrato un po' nel discorso. Comunque, la tua opinione, la risposta in merito al mio interrogativo, condividi o meno la decisione chiudere con Lupo? Ha sbagliato completamente la società, assolutamente sì. Ha tolto un riferimento. Ha tolto un punto di riferimento e ha dato gli alibi ai giocatori. Perché facendo quella mossa, colpa del mister, colpa del direttore sportivo, colpa delle polemiche che hanno fatto tra di loro, i giocatori, ma i protagonisti assoluti sono loro. Quindi la società ha sbagliato e continua a sbagliare. Stefano. No, ma anch'io... Assumiti le tue responsabilità, anche se sei giovane. A prescindere dal fatto che siano stati commessi degli errori sia mercato estivo, sia gennaio, anche se insomma gli allenatori probabilmente con le loro richieste ci hanno anche messo il loro zampino. E non condivido assolutamente la decisione di allontanare Lupo, soprattutto per il fatto che 2 settimane prima, se non sbaglio, era stato quello che aveva scelto personalmente l'allenatore, che da quel momento ha perso il suo riferimento. Abbiamo qui un tecnico, sa benissimo quanto conti per un allenatore avere un direttore sportivo che ha la sua fiducia ed è una sorta di anello di congiunzione tra la squadra e la società. Cioè, a maggior ragione, tu cambi De Rossi, prendi un uomo di Oddo, di Lupo, cioè, e mandi via Lupo. Cioè, arriva il mister che si sente legato a Lupo e gli togli l'unico punto di riferimento che lui aveva in quel frangente per ambientarsi, per conoscere, per fare. Cioè, io impazzisco. Tra l'altro, uno dei motivi del contendere post... trasferta a Genova fu il ritiro che poi è stato adottato questa settimana. Ho detto uno dei motivi del contendere, non posso dire il principale poi della chiusura del rapporto con Lupo. Adesso torniamo alla partita Spalla Ternana, andiamo a sentire le pagelle.
Alfonso 7, come nelle altre partite dell'ultimo periodo, si supera con almeno un paio di interventi di alto livello, ma alla fine deve arrendersi al colpo di testa di Favilli, su cui proprio non può nulla. Dickman 5 conferma di attraversare un momento di appannamento, Corrado lo mette spesso alle corde, a porto nullo in fase di spinta. Meccariello 5 in difficoltà nell'assedio cui è sottoposta la retroguardia biancoazzurra nella ripresa e finisce anche con perdere di vista Favilli in occasione della rete che mette fine ai sogni della SPAL di tornare alla vittoria. Dalle mura 5 e mezzo, anche per lui giornata difficile al pari di tutti i compagni di reparto, ma un minimo di giustificazione gli va concessa con tutti quei palloni che non stop piovevano in area, il compito da portare a termine indenne era improbo. Celia 5, Diakité getta nella mischia tutta la sua potenza muscolare e lo sovrasta, risultando vera spina nel fianco per la squadra di Oddo, soprattutto nel forcing che si concretizza con il meritato pareggio ospite. Contiliano 6, confermato quanto di buono aveva fatto vedere a Bolzano alla lunga cala, ma di certo risulta tra i pochi a meritare una menzione positiva. Prati 6 cerca di assicurare equilibrio a centrocampo fino a quando i suoi due braccetti non vengono sostituiti, risulta un valido punto di riferimento. Poi nel finale, come tutti i colleghi, scompare. Nainggolan 6, alcuni lampi di classe ma anche troppe pause, autonomia ancora molto ridotta e purtroppo lo standard atletico almeno accettabile pare ancora lontano dall'essere raggiunto. Fet Fazzidis 5 e mezzo, solito canovaccio, qualche dribbling che finisce solo con il generare illusioni perché non sortisce effetto alcuno, anche per lui tenuta limitata a poco più di un tempo. Maestro 6 ha il merito di andarsi a cercare e guadagnare il rigore dell'illusorio vantaggio, poi come abitudine si vede a sprazzi. Spreca anche l'opportunità per il raddoppio nell'unica circostanza in cui nella ripresa la SPAL si affaccia dalle parti dell'area ternana. Moncini 5 e mezzo, con freddezza trasforma il primo rigore del campionato, dopodiché scompare, ma è doveroso ribadire l'ormai stucchevole e doverosa considerazione in merito ai palloni che dalle parti delle punte assume le sembianze di miraggi. Murgia 5, Oddo lo getta nella mischia nel momento in cui la Ternana alza il baricentro, alla fine il suo apporto risulta inesistente sia in fase di contenimento che in quella di alleggerimento. Tunjob 5 si può fare copia e incolla della lettura della prestazione di Murgia con quella di sabato, già 18 presenze rarissimamente lasciando il segno. Peda 5 e mezzo entra per rinforzare il pacchetto centrale della retroguardia, ma è difficile arginare la forza fisica degli avversari dai quali gli spallini sono sovrastati. La Mattia 5 e mezzo, 20 minuti col compito di aiutare, vista la sua stazza, i compagni sui continui spioventi che arrivano davanti ad Alfonso, compito che sbriga discretamente, ma poi perde troppe occasioni per tenere palla e far respirare una difesa esageratamente sotto pressione che fatalmente finisce con il capitolare. E diventano 11 le partite consecutive in cui la SPAL subisce gol. Intanto al Mapei il Sassuolo è passato in vantaggio contro il Torino mentre si è conclusa Empoli-Lecce sull'1-0. Ci stanno arrivando tantissimi messaggi, Alessandro, stanno parlando soprattutto e lamentando il fatto di un'assenza della società al fianco dei giocatori. Non vorremmo essere stati noi ad influenzare gli sportivi con quello che soprattutto io ho detto. Il concetto l'abbiamo già ribadito, direi, in modo alquanto esplicativo alcuni minuti fa. Certo, passando oltre, invece Leonardo, è arrivata una domanda per te. Dicono buonasera, Lunedì Sport, vorrei chiedere a mister Rossi se ha capito il perché di una condizione fisica tanto precaria da parte di tutti i giocatori della SPAL. Io aggiungo, Leo, è solo un problema di carattere fisico o può essere anche un problema di carattere mentale? Io continuo a ribadire questo calo, questo evidente, io continuo a ribadire calo. Che non posso pensare che una squadra di Serie B non si alleni adeguatamente, non posso pensare questo, quindi vuol dire che è la condizione mentale che condiziona terribilmente il tutto, senza dimenticare il fatto che però abbiamo dei giocatori tipo Nainggolan che veniva da 4 mesi di inattività,
A questi quattro mesi poi aggiungiamo gli ultimi 20-30 giorni di infortunio, post-ultimo infortunio. Non dimentichiamo che il Fekazidis arriva da un campionato che vanno a due all'ora e quindi penso che a livello di allenamento avesse pochissimo, a differenza del ritmo che c'è in Italia, soprattutto in queste categorie. Non posso pensare questo, penso esclusivamente che la condizione mentale faccia la differenza in tutti i sensi. Quindi sembra che non si allenino, ma non credo che sia perché non si allenino. Sono bloccati mentalmente. Sono intimoriti. Sono anche intimoriti, fatto bloccati. Di abbassare il baricentro, di farsi schiacciare. Senza poi dimenticare appunto che io adesso ho elencato soltanto due di questi giocatori, può darsi che anche qualcun altro abbia avuto vari infortuni, così poi mi sfugge sicuramente qualcosa. E però, anche nel corso di questo periodo, ci limitiamo agli allenamenti che abbiamo potuto vedere noi, Meccariello si è spesso allenato con sedute differenziate rispetto ai compagni. E parliamo dei giocatori perno di questa squadra. Beh, Varnier stesso quando entra, dopo aver fatto due mesi di differenziato, entra e si rifà male. Quindi abbiamo a che fare con una serie di atleti che hanno questo tipo di discontinuità negli allenamenti per cose personali. Quindi al di là di questo, ripeto, è una condizione mentale che blocca un pochino il tutto. Non è giustificabile, ma questa è una cosa inconscia che non se ne rendono neanche conto. Si rende conto soltanto chi va a vedere la partita, che fanno abbastanza male. Adesso dobbiamo andare in pubblicità, ci vediamo qui tra pochissimo. Bentornate, ci state mandando anche tanti messaggi sui mister, ad esempio Alessandro ci scrivono: ho sentito la conferenza stampa di mister Oddo a fine partita e sentire un allenatore che dice che la squadra è depressa, non ha tenuta atletica perché deve fare quattro cambi per crampi, che hanno una grandissima confusione in testa, siamo davvero in grande difficoltà. Davvero un enorme dispiacere vedere la SPAL ridotta così. Abbiamo buttato via un campionato e una Serie B senza lottare. A questo punto andiamo proprio a sentire un estratto della conferenza stampa di oggi nel post partita SPAL Ternana. Siamo entrati con la testa giusta, abbiamo fatto sicuramente molto bene all'inizio, abbiamo fatto le cose che dovevamo fare, siamo partiti aggressivi, abbiamo sfruttato l'occasione del rigore, siamo andati in vantaggio, abbiamo continuato a spingere. In quel momento speravo di poter trovare il secondo gol, perché sarebbe stato, sapevo che il secondo tempo saremmo calati, perché è inevitabile che in questi momenti comunque tu stai vincendo la partita e non ce la fai, non ce la fai mentalmente, gli altri ti schiacciano, tu ti abbassi, non riesci a risalire, la condizione fisica in questo momento, lasciatemelo dire, è quella che è. E in più, se andiamo ad aggiungere il fatto che, sai, siamo già in un momento di difficoltà, quando incominciano a uscire dal campo giocatori comunque che sono quelli che ti spostano un po' gli equilibri, parlo di Fett, parlo di Raja, parlo di Maestro, ragazzi, e diventa più dura, questa è la verità, c'è niente da fare. Quindi non riesci uno mentalmente a non a reagire, se sei chiuso non riesci più a risalire, non riesci più a dare pressione e quindi anche questa carenza un po' di personalità, di giocatori più importanti, più qualitativi, fa sì che non hai proprio la forza mentale, ma non per mancanza di volontà, perché non hai proprio la forza mentale di poterti rialzare, di poter fare qualcosa in un momento della partita negativo. Abbiamo preso gol al 84esimo, l'avremmo potuto prendere prima, perché in quel momento eravamo sotto pressione. Ho provato a dare una sterzata mettendo un difensore in più, cercando di contenere, ma non è neanche semplice, perché in quel momento c'erano 3-4 giocatori con i crampi, quindi devi stare attento a cambiare, non sai come metterti, non hai magari esterni per sostituire gli esterni che è in campo, cioè diventa tutto molto complicato. Non avevamo esterni in panchina e l'idea era quella di comunque di trovare quei due giocatori davanti che magari tenessero un po' palla, ci facessero respirare in più, però anche lì
c'è mancata un po' di lucidità, perché quando tu, io continuo a dire ragazzi, ragazzi buttiamola su, mettiamola lì, saliamo, perché comunque quando hai due giocatori così davanti magari qualcosa succede, no? Magari prendi qualche fallo, ti rialzi, invece non abbiamo neanche avuto la lucidità di buttare due palle lì, ma dico, questa volta lo dico veramente, buttare la palla lì. Gli ultimi 5 minuti abbiamo fatto 18 passaggi indietro e manca un po' di lucidità sotto questo punto di vista. Se li metto in campo è perché meritano, non è che li mettiamo in campo perché sono giovani, li mettiamo in campo perché sono bravi, e hanno fatto sicuramente una buona partita, ma io credo che oggi un po' tutti hanno fatto una buona partita, e che proprio dalla fine non ce l'abbiamo fatta proprio mentalmente e fisicamente a reagire alla pressione, no? Ma tante volte si reagisce anche magari, come ho detto prima, buttando una palla, salendo, mettendoli lì, buttando una palla in falla tra la bandierina, cioè ci sono tante piccole malizie che si possono fare per rialzarti. Noi ci manca in questo momento proprio quel tipo di lucidità. Poi io parlo fisicamente, stiamo soffrendo, ma siamo, cioè, nel finale noi sulle marcature mi vengono i brividi, perché cioè, noi levavamo giocatori di 1,85, loro ne mettevano quelli di 1,90. Alla fine gli ultimi calci d'angolo di Contigliano ha dovuto marcare Favilli, cioè, per dire, purtroppo siamo quelli, cioè, non è che ci possiamo inventare chissà che, e quindi fisicamente paghiamo tanto sul gol. Se noi magari abbiamo un giocatore un po' più fisico, magari il gol non lo prendiamo, ma quando ti vengono a saltare Sorensen, Favilli, questa gente qua, salta con Contigliano, Prati e Dijkman, cioè, fai fatica a contrastare, cioè, questa è la realtà dei fatti. Io sono una persona schietta e sincera, non amo nascondermi dietro delle verità che si vedono palesemente. Quando tu hai in campo quattro giocatori con i crampi vuol dire che qualcosa non va. Cioè, a me non mi sembra che la Ternana avessero i crampi, non l'ho visto, quindi evidentemente un problema c'è, però con questo è anche scorretto di parlare di quello che è stato prima. In questo momento sarà anche la tipologia della richiesta dell'allenatore, tutto quello che vuoi, ma la condizione fisica non è assolutamente ottimale, e in questo momento della stagione fai fatica a rimettere in piedi una situazione, cioè, perché questo è un lavoro continuativo che dura un anno, però ripeto, non è una critica, assolutamente, ci mancherebbe criticare i colleghi precedenti. Ogni allenatore ha le sue richieste e in base alle proprie richieste struttura un certo tipo di preparazione fisica. In questo momento le mie richieste probabilmente sono diverse, perché in questo momento probabilmente ci vuole qualcosa in più della qualità, ci vuole la corsa, e quando devi correre e non sei allenato per farlo, fai più fatica. Quindi lungi da me attaccare i lavori precedenti, è una verità palese che si vede, quattro giocatori con i crampi vuol dire che qualcosa non va, tutto qui. Mister, buonasera. Poi ci sta, perché c'è anche l'aspetto, cioè dalle mura non giocava da tanto tempo, quindi Maista ha preso una botta che lo ha condizionato, Raja si è allenato praticamente 5 giorni, è stato fermo 1 mese e mezzo, e quindi non è solo una questione di allenamento, è una questione che in questo momento abbiamo delle difficoltà, perché cioè, un conto è un giocatore che si allena con continuità sempre, è un giocatore che ha fatto fatica nell'ultimo periodo a allenarsi magari. Leo, sono stati tanti punti anche importanti toccati da Massimo Oddo. Partiamo dal discorso di tanti giocatori con i crampi, dal discorso sempre sollevato, direi parallelamente, l'allenatore della Spal, della condizione della sua squadra, dei suoi ragazzi. Quanto anche in merito, tu sei allenatore, quindi sai come vanno le cose in certi contesti, in certi momenti, in certe situazioni,
Può avere influito questo doppio cambio di conduzione tecnica, quindi anche con modifiche nella preparazione atletica, perché poi Venturato aveva il suo preparatore, De Rossi il suo, Oddo il suo? Allora, a me queste dichiarazioni non sono piaciute. Non sono piaciute perché ne abbiamo analizzato, intanto per quanto riguarda i crampi abbiamo analizzato prima il discorso, l'ha evidenziato anche lui stesso. Scusa che ti interrompo, qualche allenatore sostiene anche che i crampi possono arrivare per la troppa tensione. L'abbiamo detto poco fa, abbiamo detto che al di là del fatto di qualche giocatore che lavora differenziato per problematiche personali, la tensione ti gioca brutti scherzi. E ti possono far arrivare i crampi indipendentemente dal tipo di preparazione. Dicevo, questa dichiarazione non mi è piaciuta tanto perché quando ha parlato del fatto che gli altri sono è entrato Favilli, che altro 1,90, è entrato, c'era Sorens che andava a saltare, e lui diceva che Contigliano marcava Favilli. Non è vero, perché quando Favilli ha fatto gol, Contigliano non era in campo e mi sembra che su Favilli ci fosse il Meccariello stesso o c'era in campo anche la Mantia, che è un altro gigante e poteva marcare anche lui. Quindi lo capisco, perché non sa neanche lui da che parte girarsi, da che parte muoversi, ed è come se avesse scaricato sul fatto che la società ha comprato il giocatore di 1,60 m invece di 1,95. Mister, senti un attimo, io non sono nessuno. Fai una cosa, siamo retrocessi oggi. Gioca con le due punte, inventati qualcosa. Tanto ascolta, siamo retrocessi oggi. Peggio di così non può andare. Può darsi che, come hai detto tu poc'anzi nella tua dichiarazione, buttare la palla avanti ci possa far rifiatare, ci possa far prendere qualche calcio di punizione, ci possa far colpire di testa con la struttura fisica di Mancini e di Lamantia. Proviamolo in questo modo, tanto ripeto, a questo punto non abbiamo nulla da perdere, inventati qualcosa, gioca a 4, gioca a 3, gioca come ti pare, ma fai giocare le due punte e vediamo se questa risultante che tu hai dichiarato in questa intervista post partita, buttare la palla su ci fa respirare e ci fa fare qualcosa di meglio in fase propositiva. Quindi non sono d'accordo, ripeto, su quello che tu hai detto, mister, perché è una sorta di alibi e non è bello averli gli alibi, e non diamo più alibi a questi ragazzi. Soprattutto non è bello andarli a cercare. Non andiamo a cercarli, ripeto, ti capisco perfettamente perché la situazione è imbarazzante, tu sei arrivato a cammino in corso, non sai neanche tu da che parte girarti, perché si allenano a parte, perché fanno... Diamo più responsabilità a questi ragazzi, perché mi sembra che stiamo criticando tutto e tutti meno che i giocatori. Cioè ragazzi, qua in campo vanno loro. Ci sono stati 3 allenatori con uno staff tecnico di ogni allenatore di 5 nello staff, quindi allenatore in seconda, allenatore, psicoanalista, tutto quello che ti pare. Siamo a livelli eccelsi delle categorie. Cioè i giocatori non ne parliamo mai? Cioè sono loro i protagonisti assoluti e stanno deludendo assolutamente. Sembrano rassegnati. Ma io ho visto qualche allenamento, ho avuto questo alla vigilia della partita di Bolzano, ho espresso questa opinione seguendo 2 sedute, perché poi altri non avevano avuto modo di vederle. Affiorava una sorta di spirito di rassegnazione, d'accordo, mi si potrà dire, ma tu hai visto una seduta, il mattino si è lavorato in un certo modo, al pomeriggio in un altro. Però a chi mi chiedeva come la vedi, dico, ho paura, perché mi sembra di vedere un gruppo rassegnato, post sconfitta di Cosenza. Mi auguro di sbagliare, poi andremo, perché ho ancora fiducia, ho ancora qualche speranza, poi facciamo un po'. Stiamo confondendo il fatto che, come se uno non ci credesse più, ma a questo punto, come ti dicevo, rischi il tutto per tutto e non ha più senso ormai. Manfredini. Da un certo punto di vista
sono d'accordo col mister, ha detto un paio di cose che si poteva risparmiare anche tirando in ballo la preparazione fisica, che insomma sembra dare un po' la colpa a chi è venuto prima di lui. Sono cose che non si fanno forse fra colleghi, ecco. E da un altro punto di vista, sì, mi metto nei panni di Oddo, anche lui non sa più che pesci pigliare. Ha dimostrato un po' di coraggio a gettare nella mischia Contigliano, a riproporre con continuità Prati. Sono giocatori magari con la mente più libera rispetto ad altri. Evidentemente gente come Zanellato e Murge in questo momento non hanno davvero nulla da dare, e lo vediamo in campo ogni domenica. E sono d'accordo anch'io sulle due punte. Mi viene però da pensare che davvero facciano fatica a coesistere, perché se prima De Rossi e poi Oddo ci hanno provato almeno inizialmente, poi sono tornati sui loro passi. E Stefano, però Venturato giocava con Moncini e Lamantia, e tra l'altro poi vedremo i dati. Quello era stato il periodo in cui la SPAL creava più opportunità gol e ha realizzato più reti. Quindi possono aver sbagliato sia De Rossi che il suo successore. No, era anche c'erano anche giocatori diversi in campo. Voglio anche ricordare che il centrocampo della SPAL, che a inizio campionato noi ritenevamo di essere forse il reparto migliore della squadra, doveva essere completamente diverso da quello che è oggi. Dovevano giocare Proia, c'era Esposito, c'era Valzania, cioè è un centrocampo completamente diverso. È stato rivoluzionato, sono successe tante cose, e anche chi è venuto dopo Venturato non ha avuto, diciamo, terreno fertile su cui lavorare. Però insomma, io sono d'accordo con il mister, proverei nuovamente a giocare con le due punte. A questo punto non c'è più niente da perdere. Io da sempre sono stato dalla parte di chi vedeva, seppur con qualche difficoltà, qualche problema, un bene per la SPAL la coesistenza Lamantia-Moncini. Lo sono ancora di più oggi, quindi personalmente vedrei un 4-3-2-1. A centrocampo devono in questo momento trovare spazio i due giovani, i due ragazzi, quindi Contigliano e Prati. E qui vorrei anche fare un'altra sottolineatura, Leo. Abbiamo dei ragazzi del 2003, del 2004, per cui è logico e fatale che al cospetto di giocatori, faccio il nome di Diachite, faccio il nome di Tacchio, parliamo di giocatori che hanno una struttura fisica muscolare che non può avere un ragazzo di 19-20 anni, quindi è fatale che poi per reggere l'urto con degli atleti che hanno questo notevole vantaggio fisico-atletico, spendi tante di quelle energie che nell'ultima mezz'ora non ce la fai proprio più. Però va data fiducia a questi due ragazzi, come ha detto Stefano, forse anche perché sentono meno la pressione rispetto ai loro compagni, sanno che hanno tutto da guadagnare, niente da perdere, e poi hanno anche questa freschezza, non solo mentale, ma anche atletica, anche se in particolar modo Contigliano ha seguito una preparazione a livello giovanile, perché ricordiamo viene dalle giovanili, però mi sembrano i più brillanti in questo momento. Sì, sono d'accordo con Stefano quando dice che hanno la libertà mentale, perché non devono dimostrare niente a nessuno, quindi hanno la freschezza mentale, la voglia, la determinazione per emergere, che fa sopperire anche ad altre difficoltà tecniche o fisiche. Tecniche non so tanto, no, ma non so. Tecnicamente mi sembrano entrambi. Sì, sono preparati soprattutto tecnicamente, l'altro più temperamentale, però al di là di questo è giusto che giochino perché lo stanno guadagnando sul campo, e poi ci metterà di fianco qualcun altro, ma ripeto, in questo momento chi gioca uno, chi gioca l'altro, l'importante è cercare di avere un'inversione di tendenza e provarle assolutamente tutte. È chiaro che le prossime due partite... Ma devi, Leo, giocare il tutto per tutto. Infatti, a sto punto devi vincere, perché ti servono tanti punti, quindi giochiamo con... Infatti,
Maestro e, no, ma chi, chiunque e in Angolan più due ragazzi e le due punte. Chiunque poi Petrasidis può entrare. Si vada all'arrembaggio, ci si provi, tanto questi avversari poi non sono insuperabili, sono due squadre in crisi come la Spal. Quindi a Benevento, dentro andiamo all'arrembaggio e proviamoci. Nessuno poi fustigherà Oddo, nessuno gli dirà, allora non nessuno, io non lo fustigherò, non gli dirò mai, ma sei pazzo andare là con due punte, due mezze punte, poi uno che corre poco. Proviamoci, non ci resta altro da fare, perché non me ne vogliono, Muggio e Zanellato, in questo momento mi sembra possono dare meno di tutti i loro compagni che orbitano in quella zona del campo. E poi giochiamo con le due punte, cerchiamo di far paura agli avversari. Va bene? Te l'ho detto io. Bravo, è bene, ha detto l'allenatore, io ho copiato, perché è sei anni che lo... No, non è sei anni, è da agosto che lo dico, Stefano. Ah, sì, sì, è vero, poi... Ecco, sei agitato. Oncini è l'ex di turno, la mantia prima o poi si sbloccherà. Speriamo, prima o poi il segnale che devo tacere. Adesso andiamo a vedere chi è stato il migliore in campo nella partita di sabato con l'Hit Parade in collaborazione con Exera. Per il resto del Carlino il migliore in campo è stato Nainggolan, per la nuova Ferrara Prati, per Telestense, per www.telestense.it, per Estense.com e per lo Spalino.com invece è stato Alfonso. Troviamo così in classifica in prima posizione Alfonso con 48 citazioni, a seguire Esposito con 23, Prati con 19, Meccariello con 13, Lamantia e Nainggolan con 11 e Dickman con 10. Quando il portiere quasi sente il migliore in campo, Leo? Mi scappa da ridere, perché se il rendimento migliore ce l'ha il portiere, allora abbiamo già capito tutto. Non puoi nemmeno trovare la scusante, il portiere ha fatto degli errori, si continua a subire gol. Stefano ha in precedenza puntato l'indice su un elemento statistico molto importante: la Spal nelle ultime 11 giornate non è mai riuscita a mantenere inviolata la sua rete. L'ultima volta è stata, mi sembra, a Reggio Calabria, dove Alfonso fece delle cose strepitose, in effetti, sì, è vero. Sì, sì, ma le ultime due in cui la Spal non ha preso gol sono state Parma e Reggio Calabria, dove si è vinto 1-0, però non si sa in che modo la Spal è uscita indenne. Cioè, quindi... Dovremmo ricominciare a vincere delle partite così bruttissime. A me nulla interessa, l'importante è arrivare a quota 41-42 e poi giocarti tutto ai play-out, perché io sono convinto che se la Spal arriva ai play-out di rincorsa si genera un entusiasmo in tutto l'ambiente, che poi... ce la si può anche fare. Poi ci sono arrivati altri messaggi parlando sempre del discorso allenatori. Ci dicono: tutti i problemi sono nati dall'esonero di Venturato per De Rossi. L'allontanamento di Lupo non è stata la causa della deriva della spalla. Siete d'accordo? Allora, per quanto riguarda l'allontanamento di Lupo, abbiamo parlato poc'anzi assieme a Stefano e a Alessandro, che secondo me non era il momento adatto per non creare ulteriore confusione. Comunque, al di là di questo, che è di relativa importanza, l'allontanamento di Venturato, beh, sicuramente... Con la scelta di De Rossi come sostituto, perché mi pare voglia sottintendere questo il nostro telespettatore. Beh, possiamo dire questo, che sicuramente la Spal di Venturato era una Spal molto più propositiva di quelle delle ultime due gestioni, però forse rischiava qualcosa in più. Poi l'avvicendamento Venturato De Rossi, questa è una scelta esclusivamente della proprietà, del presidente stesso, quindi bisognerebbe chiedere a lui il perché e il per come, ma lui è un amante dei nomi, evidentemente lui è uno che tende molto all'immagine, quindi più che alla concretezza, mi sembra di capire. Quindi tu cerca di, vorrei che tu fossi più chiaro, Leo. Sì. Avresti esonerato a quel punto Venturato? Prima domanda. Seconda domanda. Nel momento in cui si arriva a questa decisione, avresti preso un De Rossi o avresti preso un allenatore, è inutile che ci giriamo attorno, più esperto e conoscitore della categoria? Allora, Venturato secondo me ha pagato la non empatia nello spogliatoio, perché la Spal era molto propositiva quando giocava. Però sicuramente a livello empatico nello spogliatoio non c'era proprio feeling, quindi ha pagato soprattutto per questo motivo. Ok, per quanto riguarda... No, ti fermo. Ah. Ha pagato per questo motivo. A conoscenza di questa situazione, tu avresti operato il cambio, avresti esonerato Venturato? Oppure saresti stato,
avresti preso decisioni diverse, tipo mettere dinanzi alle loro responsabilità i giocatori, e saresti andato avanti con Venturato? Ma ti sta dimostrando il fatto che tutte le scelte che sono state fatte dalla proprietà sono state fatte nei confronti degli altri, mai nei confronti dei giocatori. È sempre stato dato un alibi ai giocatori stessi. E io poco fa ho detto, ma i giocatori non diciamo mai nulla? Quindi tu saresti andato avanti con Venturato. Allora, per quanto riguarda la propositività del calcio giocato, Venturato faceva vedere un bel calcio. Vuoi togliere Venturato perché non è empatico nello spogliatoio, ci sono delle frizioni che probabilmente noi non siamo a conoscenza? Bene, tolgo Venturato, ma ci metto un sergente di ferro che dia addosso alla squadra. Un sergente di ferro tipo Ballardini, vogliamo fare un nome, che abita anche qua vicino. Invece la scelta del presidente è stata una scelta per l'immagine, per creare, non so, ma sicuramente De Rosa, intendiamoci, stiamo parlando di allenatori bravissimi, però in quel contesto probabilmente non andava De Rossi. Stefano. Ma sicuramente già dalla scorsa estate c'era qualche dubbio sulla figura di Venturato. Alla fine si è deciso di confermarlo, ma non credo che il presidente fosse convinto al 100%. Scusami, ti interrompo. È possibile che abbia avuto un peso anche il fatto che Venturato era contrattualmente legato alla società anche certo. per questa stagione, quindi avresti dovuto garantirgli ugualmente un altro anno il sostegno economico, lo stipendio in poche parole. Sì, sì, e tant'è che al primo momento di difficoltà si è preso questa decisione. Non dimentichiamo che Venturato aveva perso solo 3 gare, una alla prima di campionato e le altre due contro le prime due in classifica, perché ha perso contro Genoa e Frosinone. E, numeri alla mano, la media punti è nettamente superiore agli allenatori che sono venuti dopo e io non lo avrei cambiato, tantomeno con un allenatore debuttante, però il presidente forse in quel momento pensava ad una stagione completamente diversa, pensava ad una SPAL che potesse ambire ai playoff. Fatto questa scelta con un nome a sensazione e non ha pagato e adesso ci ritroviamo con un altro allenatore in questa situazione. Esprimo come sempre anch'io la mia opinione. Tutto sommato, allora, condivisi la scelta della società di arrivare al cambio di conduzione tecnica per come era andata la partita di Frosinone, per alcune scelte proprio in merito a quella partita da parte di Venturato, e a questo aggiungiamo anche il fatto che si sapeva di questa difficoltà di rapporti all'interno del gruppo. Ora sono un po' pentito, però per me l'errore principale, ebbi molti dubbi sin dall'inizio, era stato quello di affidare in un momento di difficoltà la squadra a un allenatore che non aveva la benché minima esperienza del campionato di Serie B, oppure da allenatore, perché era stato solo collaboratore, in particolar modo di Roberto Mancini. Poi io dico che tecnicamente la società doveva anche conoscere, probabilmente avrà avuto dialoghi, colloqui con De Rossi, quelle che potevano essere le tattiche dell'ex capitano della Roma, che cozzavano con quelle di Venturato, per il quale era stata costruita la squadra. Tant'è che Tacopina ha spinto verso De Rossi, mentre proprio per questa serie di problematiche la parte tecnica, mi riferisco soprattutto a Fabio Lupo, ma anche a tutti i suoi collaboratori, fosse stato per loro, non avrebbero scelto un tecnico diciamo debuttante come De Rossi. Nessuno mette in discussione quello che potrà essere il futuro di De Rossi come allenatore, ma altro errore importante e pesante. Sappiamo, intanto c'è direi in contropiedi il raddoppio del Sassuolo, quindi Sassuolo 2 e Torino 0, sappiamo quanto
in estate si fosse speso Tacopina per convincere De Rossi ad accettare la panchina della Spal, poi nulla se ne fece. Forse quello poteva essere un momento giusto, perché poi tu avresti costruito una squadra per De Rossi e non per Venturato. Questa è la mia opinione. Altro discorso, poi chiudo, De Rossi io l'avrei esonerato al termine del girone di andata, cioè dopo le due sconfitte interne con Modena e Pisa, si capiva che De Rossi avrebbe avuto ben poco da dare a questa squadra e avrei preso un nuovo allenatore, lo avrei sostituito, avendo a disposizione anche il mercato di gennaio per costruire una squadra ad uso e consumo del nuovo allenatore. Adesso andiamo in pubblicità, tra pochissimo. Bentornati, vi ricordo il Caffè Crifi che dal 1961 entra nelle case degli italiani grazie al suo aroma unico e inconfondibile. Tornando sul discorso allenatore, Alessandro, dicono ora lei Sovrani sta riconsiderando Venturato. Se non sbaglio, anche lei ne aveva fortemente caldeggiato l'esonero ad ottobre. Ora? Bisogna fare dei distinguo. Allora caldeggiai, diciamo, il cambio di conduzione tecnica, non mi piace dire l'esonero. Però non ho controprove. Io non condivisi allora la scelta di De Rossi. Avrei voluto vedere questa SPAL guidata eventualmente da un altro allenatore. Non facciamo nomi, perché poi oggi ormai è acqua passata. Quindi io non è che torni sui miei passi in merito alla decisione di esonerare Venturato. Ci torno alla luce di quello che poi hanno dato i suoi due successori. A proposito, ho perso un po' di tempo. Venturato in 8 partite portò a casa 9 punti, la media di 1,12 a partita. I suoi successori, De Rossi, 16 partite, 15 punti, 0,93 a partita. Un po' più limitato il discorso per Oddo, che anche ha ereditato una situazione un po' particolare, comunque ancora peggio ha fatto Oddo rispetto a De Rossi, 5 partite, media 0,71. Ci sono altri dati significativi, ascoltate, perché poi vorrei che questi dati venissero commentati anche da voi. Venturato, la SPAL di Venturato, segnò 10 gol, la media di 1,25 a partita, conclusioni in porta 36, media 4,5 a partita. De Rossi 17 gol, media 1,06, conclusioni 62, parliamo conclusioni in porta, media 3,87, quindi Venturato tra i 4 e i 5 di media, tiri a partita in porta non è che poi siano tantissimi, sotto ai 4, 3,87 invece a partita è andato De Rossi. Situazione ancora più delicata per Oddo, 5 gol, 0,71 a partita, tiri 19, 2,71. Quindi nel complesso direi che la media tiri in porta, guarderei soprattutto tiri in porta perché qui non è che ha un po' ritrattato annullato il gol per fuori gioco al Sassuolo. Quando si vanno a criticare gli attaccanti, consideriamo anche i tiri in porta, cioè questo vuol dire che non sono state create per loro le opportunità per rendersi pericolosi. Questi dati cosa vi dicono? Confermano quello che abbiamo detto poco fa, che la squadra di Venturato era molto più propositiva, al di là del fatto della media punti che era maggiore, però ma quello bisognava vedere poi nell'arco del campionato se sarebbe stato in grado di mantenerlo o meno. Comunque la propositività del calcio di Venturato era evidente. Che era quello con le due punte. Che era quello con le due punte. De Rossi, tutto sommato, aveva dato una sorta di equilibrio perché era meno perforabile la difesa. L'ultimo è adesso... Perlomeno nelle fasi iniziali, poi anche sì, la difesa di De Rossi iniziò a subire. E Oddo adesso è troppo presto per... Cioè, i numeri sono impietosi, però adesso è troppo presto, cioè, cosa vuoi che ti dica? Però rimane il fatto che di queste tre versioni la squadra, la SPAL più propositiva era sicuramente quella di Venturato. Era anche più bella da vedere, intendiamoci. Anche la SPAL più produttiva, volendo. Stefano? Sì, sì, no, assolutamente, ma... Tanto ha pareggiato il Torino, quindi dallo 0-2 all'1-1. Cioè, la SPAL gioca delle intere partite senza avvicinarsi quasi alla porta avversaria. Mi vengono in mente le trasferte più recenti, a parte Cosenza, ma Marassi contro il Genoa
col Sud Tirol, ma anche le partite che abbiamo vinto a Parma e a Reggio Calabria, praticamente la SPAL ha vinto senza quasi tirare. La banda in porta, Bassotti, le due partite di senza tirare in a Gioia Parma. La SPAL non tira mai in porta, non si avvicina mai alla porta avversaria. Domenica scorsa ha fatto questa bella iniziativa Maestro al primo minuto, poi praticamente. Poi una cosa personale, Stefano, perché Maestro è andato a rubare palla a Cassata. Sì. Ha creato lui, non è che ma anche la palla era in possesso dei giocatori della Viene Tanana. In mente SPAL Como, un'iniziativa di Nainggolan nei primi minuti, è arrivato un gol di Lamantia, poi non è successo praticamente più niente, il Como ha pareggiato e le partite vanno sempre così. Non c'è una continuità di azioni, di gioco propositivo, assolutamente no. Come dice il mister, da Venturato in poi non c'è questo calcio propositivo, ecco. Poi per quanto riguarda i contratti ci chiedono se si può sapere la scadenza di quello di Mancini e di Lamantia. Vado a memoria, anche perché ci sono delle clausole un po' particolari, ma direi 2025, per cui altre due stagioni e anche queste situazioni in caso di retrocessione creerebbero un particolare peso sul bilancio, perché con la tipologia di ingaggio di questi due attaccanti penso che la SPAL si ritroverebbe anche con il dover concorrere nel loro ingaggio la prossima stagione. I giocatori non sono proponibili in Serie C. Mi è scappata la parola. Non dovevo dirla, non la volevo dire. È andata. Non sono proponibili nella terza categoria nazionale, per cui ci sarebbe questo problema. C'è anche da dire che in caso di retrocessione la SPAL, come tutte le squadre che scendono dalla Serie B, avrebbe una sorta di mini paracadute che andrebbe calcolato sugli ultimi anni di B e di A, che sfiorerebbe 2 milioni di euro. Però, considerando poi tutto, sarebbe una sorta di goccia in un oceano. Andiamo con Poltro e altre domande. Poi ci chiedono di Rabbi, che non lo vedono da un po' in campo, quindi vorrebbero sapere, chiedono che fine abbia fatto. Penso, Leo, che queste, per quanto riguarda Rabbi e Rauti, che forse in questo momento un po' di vivacità avrebbero potuto dare alla squadra, anche se io non è che poi sia grande stimatore di questi due ragazzi, insomma, sono due giocatori che faticano in categoria, e eventualmente qualche spezzone di partite in più avrebbero potuto anche meritarlo, ma sposta poco, presumo. Penso anch'io, in questo momento non è Rabbi, Rauti o... cioè non sta giocando neanche la Mantia, quindi voglio dire... Adesso calma e gesso, ci sono queste due partite che determineranno tantissimo. Adesso possiamo andare avanti con Poltro. Ciao Sandro, ciao ragazzi, ciao. Un saluto a tutti quelli che ho visto anche allo stadio sabato. Ci siamo scambiati due chiacchiere, vedevo un'atmosfera all'inizio molto così... un po' strana, un po' demoralizzata, no? Poi invece è salita quella meraviglia di coreografia con il padre e il figlio, con quella scritta di padre e figlio. Ma io dico, nel primo tempo c'è niente da dire, la spalla insomma ha attaccato, ha fatto vedere delle cose, ha trovato il rigore e poteva anche raddoppiare veramente, però poi il secondo tempo secondo me negli spogliatoi o gli hanno dato dei bomboloni, delle pizzette, non so, che mangiate voi in tribuna, non lo so cosa hanno fatto. Noi ci guardavamo e dicevamo ma siamo adesso, dai, l'hanno fatto, quindi era nell'aria, ha fatto 250 tiri, cioè c'era Alfonso che saltava da una parte all'altra. E però quando ci sono stati i cambi, che ha tolto Feffo e Maestro, dopo ho scoperto che Nainggolan eccetera era stanco, il Greco anche lui era stanco, uno era stanco. Quindi, fanno 250 allenamenti alla settimana, cioè anche gli altri, c'era quello di colore che faceva i 150 orari, porca miseria, cioè questi qua erano tutti palloni, quindi
Safigna, dai ragazzi, inutile cercare di trovare delle scuse o trovare il motivo del perché e per come. Dai, ormai bisogna sperare che succeda un miracolo e ormai e capire anche quello che comunque ci succederà, perché secondo me sarebbe anche giusto per chi magari fa anche le trasferte, per chi riesce ad andarla a vedere, per chi soffre da casa, per chi ha a cuore questa squadra che nessuno mollerà mai nella vita, però avere un minimo di dire: signori, bene, ok, quest'anno è andata così, cerchiamo di fare in questo modo. Ma manca ancora qualche partita, ti puoi ancora aggrappare, puoi prendere ancora il treno, chissà mai nella vita. Il bicchiere deve essere tutto vuoto. No, mezzo pieno. Ciao ragazzi, forza Spal. Speriamo di essere più sorridenti la prossima volta, ok? Sorriso ce l'avremo sempre, però insomma, dai, un po' più su. Arrivederci! Speriamo tutti di trovare una bella sorpresa nell'uovo di Pasqua, non come quella che mi è arrivata oggi da un tifoso che ha detto: nell'uovo di Pasqua ho trovato un portachiavi con la terza lettera dell'alfabeto. Quindi... No, ma sono poi le cose simpatiche dei social, che per fortuna sono più di quelle antipatiche. Veniamo alla situazione antipatica invece. Cioè, vediamo la classifica, partiamo dal basso. Chiude il Brescia, 28. Spal 29, Benevento 29, Perugia 34 con una gara in meno, quella che deve recuperare sulla Regina, Cosenza 35, poi troviamo Venezia e Cittadella 36. Chiedo a voi se ci dobbiamo fermare qui, non possiamo, o si possa pensare di raggiungere qualche altra squadra? Si deve pensare di raggiungere qualche squadra? No, no, sto dicendo oltre a Cittadella e Venezia che sono a 36. No, 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 39 no, assolutamente, no, no. Cioè, si deve cercare di raggiungere qualcuno, assolutamente. Però, ripeto, queste ultime due partite, le prossime due, sono due partite di vitale importanza per noi e anche per loro. Però io vedo che anche le altre, Benevento e Brescia, sono veramente in grande difficoltà. Però, Leo... Non bastano, non bastano. Bisognerà prendere qualcuno a 35. Superarne un'altra. Io il Perugia penso che sia talmente più forte che viene fuori. Io ritengo il Cosenza sempre una squadra a grosso rischio, perché anche se adesso ha incanalato una serie di vittorie consecutive con un atteggiamento decisamente diverso, però non mi sembra che abbia una qualità superiore alla Spal, quindi io ritengo che di queste da provare ad agganciare, fermo restando che devi battere Benevento e Brescia, altrimenti è inutile che stiamo qui a parlare, il Cosenza per me è quella che potrebbe, anzi, ed è quella a cui devono puntare, perché è la più scarsa. Stefano? No, no, sono d'accordo anch'io. Beh, innanzitutto bisogna fare questi 6 punti contro Benevento e Brescia, perché altrimenti... Intanto elimini due concorrenti. Ma altrimenti non stiamo parlando di nulla, perché senza questi 6 punti si può anche fare a meno di proseguire il campionato. Cioè, è retrocessione certa. E a quel punto abbiamo già una sentenza di Stefano Manfredini. Se non si portano a casa 6 punti con Benevento e Brescia, è finita. Fossero solo 4, Stefano, 33, devi andare a quanti punti secondo voi si può fissare diciamo il quart'ultimo posto, che è quello che ti consentirebbe, fermo restando che poi non devi avere più di 4 punti di svantaggio sulla quint'ultima, perché in questo caso non si disputerebbe i playoff e retrocederebbero direttamente le ultime 4. A quanto fissiamo la quota play-out? Forse ho detto play-off perché... Cioè, 40? Non sei come Tacopina? Sei no. Come Tacopina? Tacopina parla non mi viene, non è naturale in me. Ascolta, play-out. 40, dai, 40. Play-out 40. 40. Vuol dire che potresti averne una 42, però 40. Almeno 40. Almeno 40. 40 significherebbe che il Cosenza, che oggi ha 35 punti, non dovrebbe farne più di 5, perché poi la Spal è in vantaggio negli scontri diretti col Cosenza. Però sono troppo pochi, Sandro, perché con 7 partite a disposizione una squadra in quella posizione di classifica mi viene difficile pensare che non riesca a fare 6 o 7 punti. Vediamo anche il calendario quindi del Cosenza. Il Cosenza giocherà nel prossimo turno a Palermo. 0, diciamo che 0.
Poi ha in casa il Cittadella. 1. 1. 36. Poi va a Perugia e Brescia. Dipende il Brescia come è messo. Dopodiché riceve il Venezia. Un altro punto. E quindi saremmo 37. Già... Fermo restando che due non le abbiamo analizzate. 37. Poi gioca Ascoli la penultima, con l'Ascoli che dopo il successo di ieri ormai è fuori. E chiude in casa col Cagliari. Per me sono pochi 40, cioè nel senso bisogna, questo, volevo capire questo, bisogna già arrivare a più di 40 punti per arrivare a meno che lasciamo fuori il Venezia, perché penso che ormai Venezia abbia trovato una quadratura di squadra, che ricordiamo Venezia 36, poi in casa partite relativamente alla portata con il Como, con il Palermo, con il Modena, con il Perugia. Quindi diciamo che il Venezia è fuori dai giochi. Io andrei a dare uno sguardo alla situazione del Cittadella. Tra l'altro la Spalla è in vantaggio anche col Cittadella nei confronti diretti, così come con il Cosenza. Nel prossimo turno riceve il Parma. Questa potrebbe essere una gara fondamentale, perché secondo me dovesse il Cittadella perdere con il Parma resterebbe a 36. Poi va a Cosenza. D'accordo, va avanti il Cosenza, però io... dando un po' uno sguardo, sono più ottimista sulla possibilità di raggiungere il Cittadella che il Cosenza. Dopodiché il Cittadella gioca in casa col Genoa, quindi il Genoa che non è ancora sicuro del secondo posto, va a Bari, e siamo ancora a 3 giornate dalla conclusione del campionato, che ci sono ancora 3 partite, anche in questo caso non vedo grandi possibilità di far punti. Ecco che poi ha la gara interna con il Benevento. Diciamo che possa vincere quella, andare a 39, poi va a Bolzano e chiude con il Como. Con Como vince, quindi... Quindi siamo già a 42 anche qui. Alessandro, noi stiamo facendo, puntando sulle disgrazie altrui, pensiamo a vincere noi una partita. Allora, ecco, veniamo a questo. Pensiamo a vincere noi Veniamo a questo, perché poi qui dobbiamo, insomma, arrampicarci. Se non vinciamo una noi... Sono indispensabili le vittorie con Benevento e Brescia. Qui, cioè, ma mettine anche 4 punti, metti anche, considera anche 4. Oh ragazzi, sono 10 partite che non vinciamo. No, quante sono? No, ma io Leo non posso dire. No, però se non li facciamo lì. Sì, io... ho capito, però. Però mettine 4. Perché non puoi vincere in casa con il Parma? Aspetta. Non... Cioè... aspetta. Allora, 29 e 4, 33. Stiamo facendo la tombola a spallina. Facciamo i nostri conti, non degli altri. Bene. Allora, Benevento. I nostri, facciamo i nostri. Sto facendo i nostri conti. Metti 4 punti tra Benevento e Brescia, non so come. E andiamo a 33. Sì. Vai a Modena. Pareggio. 34. Viene il Perugia. Vinci. Ah, vuoi devi vincere. 37. Palermo, trasferta. Pari. Metti 0. 37. Viene il Parma. 38. Vabbè, vai a Pisa, 41. No, sono troppo pochi, bisogna vincere. Perché tu puoi sperare che il Pisa l'ultima domenica, l'ultimo turno di campionato, che abbia già consolidato, che abbia già consolidato la posizione nei play-off. Il fatto che, allora, il Parma... No, Leo, scusami. Allora, siamo a 41, però io metto i 6 tra Benevento e Brescia, 43. Vabbè, certo. 43, si può pensare di arrivare ai play-out... Per me 40 no. Sai qual è il problema? Che c'è... 40 dicevamo quota prima delle partite dell'ultimo turno. Poi ci sono state le vittorie, il pareggio del Cittadella, la vittoria del Cosenza, poi questo Perugia che per me con quel marpione di allenatore, un punticino qua, un punticino là. Vedrai, andate a scommettere. Perugia-Regina mercoledì è un X fisso. Poi ci sentiremo tra un paio di settimane e mi direte, come sempre, hai detto delle panzane. Però ieri avevo detto Perugia, Frosinone 1-1 e così è stato. Beh, una squadra in salute, una squadra forte anche. Cioè, forte. La regina ha bisogno di punti, perché poi sì. La regina deve portarsi fuori. Perché... Ma io voglio fare una domanda adesso, così, en passant, fuori dalle righe. Ma questa regina, no?
Non potrebbe essere anche molto importante arrivare terz'ultimi se dovessimo arrivare in fondo? No, devi arrivare quart'ultimo, non terz'ultimo. Ah, quart'ultimo, vero? Perché c'è un'altra... Devi sempre arrivare sì, quart'ultimo. Devi no. sempre arrivare Alla regina potrebbe anche succedere qualcosa? Dalle sensazioni, dalle... Penalizzazione, ammazzo. Dalle ultime indicazioni, pare che oltre 4 punti... No. Perlomeno nel corso di questa stagione non li debba scontare. Ne hanno troppi di più. Quindi ne hanno 38. 38. 40, 38 ne ha? Cioè, no, ne hanno 42, togliamo 4, andiamo a 38. Cioè diamo per scontato che arrivino i 4 punti, poi anche questo non è del tutto, scontato, del tutto certo. Comunque non dobbiamo fare i conti sulle disgrazie altrui, dobbiamo cercare di fare più punti possibili noi, indipendentemente. Leo, ribadisco. Però non puoi pensare, è capace che tu perdi una partita e poi vinci in casa col Parma, vai a vincere a Pisa, la palla è tonda. Infatti quello che dico io è questo, se tu vinci le due con Benevento e Brescia. Ma questo ti dà una spinta che... Vai a 35, dopo hai... Ancora da giocare 5 partite. No, ma se vinci queste due ti dà una spinta. Qui, prima di dire, ieri, cioè, anzi sabato al termine della partita, tutti avevamo detto siamo morti, non c'è più niente da fare. Però, rileggendo bene tutta la situazione, ce la puoi ancora fare, ammesso e non concesso che i vari Perugia, Cosenza e Cittadella... non continui la sua parte di Cittadella, che comunque ha conquistato un buon punto, perché è una squadra che è abituata a rosicchiare punticini, a muovere la classifica, è un ambiente un po' particolare che consente quindi di riuscire a cercare ormai da anni questi obiettivi. Perché io all'inizio stagione ho detto, per me le principali candidate alla retrocessione sono Cosenza, Cittadella e Sudtirol. Poi Sudtirol ha fatto i miracoli, Cosenza e Cittadella invece sono ancora lì. Sfido chiunque, a prescindere dagli aspetti societari, ad aver messo a luglio-agosto il Brescia in questo gruppo. Si diceva una squadra sulla quale si può fare la corsa, ad esempio poteva essere il Perugia. Sfido chiunque ad inserire in questo gruppo il Venezia, per non parlare poi del Benevento. Anche se il Benevento ha dovuto fare i conti con tante traversie, soprattutto legate agli infortuni, in certe partite il Benevento si è ritrovato con 11-12 giocatori fuori, poi sentiremo anche il collega. Per cui bisogna fare questi 6 punti. Fino a quando la matematica non ti condanna, devi assolutamente sperare. Questo, deve entrare nella testa dei ragazzi, deve sparire, deve essere tolto questo spirito di rassegnazione. Poi parleremo anche al rientro di come la squadra è intenzionata a preparare la trasferta di Benevento. Adesso andiamo in pubblicità tra pochissimo. Bentornati Alessandro, la prossima partita la squadra sarà impegnata a Benevento, stavi dicendo proprio prima della pubblicità come è intenzionata a preparare questa trasferta. Già questa settimana la SPAL, poi qui vorrei un interrogativo anche a Leonardo, si è ritrovata a partire da mercoledì sera in ritiro qui all'hotel del Duca d'Este in via Bologna, qui a Ferrara, dove è rimasta sino al fischio d'inizio del match con la Ternana. Riprenderanno i giocatori della SPAL gli allenamenti domani, si alleneranno a Ferrara quindi martedì, mercoledì e giovedì. Sostenuta la seduta in programma mattino, la squadra si sposterà. Il gruppo si sposterà a Pescara, a casa di Oddo e Lupo, dove è stata cercata una struttura che poi possa essere anche in una zona dove ci sia un campo dove effettuare gli allenamenti. Poi domenica, il giorno di Pasqua, cioè alla vigilia di Benevento SPAL, che ricordiamo si giocherà lunedì alle 12.30, partirà appunto per Benevento o zone limitrofe, quindi un ritiro. Leo, condividi queste scelte, poi io ti chiederei anche questo, il ritiro della scorsa settimana qui in città con i giocatori che non potevano lasciare il ritiro se non per effettuare l'allenamento. Come vedi, sia la scelta della scorsa settimana, questo ritiro molto restrittivo considerando che era in città, e sia la decisione di partire giovedì per preparare nei migliori dei modi una gara che avrà e potrebbe avere un peso determinante nell'economia dell'intero campionato. In questo momento penso che bisogna provarle tutte, è giusto che si faccia questo, anche se devi farlo quando sei qua in casa. Anche noi, una volta il ritiro era all'ordine del giorno, mi stupisce un po' che il trasferimento verso Benevento si fermino
in Pescara invece perché di andare probabilmente verso penso, Roma, così ritengo io, perché poi ricordiamoci, questo periodo non è facile, perché parliamo delle giornate pasquali, reperire strutture non solo alberghiere, ma con il campo d'allenamento. Esatto, quindi sai, gli hotel in questo periodo. Comunque va bene, è giusto provarle tutte. Hanno è giusto pochi che, posti a disposizione. È giusto provarle tutte ed è giusto che vadano in ritiro. Per una maggiore coesione, per una maggiore. Cioè, le solite cose che si dicono, però. Perché poi da Pescara a Benevento, mi ricordo che noi alcuni anni siamo andati a Benevento proprio facendo l'Adriatica, in un paio d'ore ci si arriva, quindi. Cioè, sì, va bene. Comunque viaggiare giusto. Il giorno di Pasqua non c'è traffico. Follia pensare di viaggiare il giorno di Pasquetta. Va bene così. Abbiamo visto un po' come si sta preparando la Scala a questa trasferta, ma andiamo a vedere anche il Benevento, come si sta preparando. Abbiamo sentito oggi pomeriggio il collega Gianluca Napolitano di Lab TV. Ciao Gianluca, ben ritrovato. Quindi lunedì, Pasquetta, ore 12.30, orario peggiore probabilmente non ci poteva essere, Benevento-Spal, confronto tra forse le squadre che maggiormente hanno deluso nel corso di questa stagione. Partiamo da un orario praticamente diciamo quasi assurdo per un giorno festivo, però purtroppo si sa il calcio da tempo è purtroppo sottoposto insomma alle egemonie delle televisioni e quindi purtroppo bisogna fare di necessità virtù, come si dice. Diciamo che quest'anno Benevento e Spal sono, potremmo dire, accomunate dallo stesso brutto destino, insomma speriamo che questo destino poi alla fine insomma si riesca insomma a trovare qualcosa di positivo nel rush finale da parte di tutte e due le squadre, però insomma per come sta andando questo campionato la vedo davvero dura per entrambe le formazioni, quindi nemmeno tiro l'acqua insomma dal mio mulino, perché sembrano davvero andare di pari passo purtroppo verso il baratro. Sono le classiche situazioni di quelle squadre che partono per un campionato tranquillo, con anche qualche ambizione, probabilmente quella di agganciare la zona playoff, e poi vanno in affanno e non riescono più a ritrovare la scala maestra. Ma guarda, quando costruisci delle squadre, io parlo del Benevento ovviamente, non sono molto addentrato in quella che insomma la situazione della Spal, anche insomma se ho seguito e la conosco insomma un po' le vicissitudini che poi insomma hanno visto anche voi come noi insomma cambiare anche diversi allenatori, dicevo, quando costruisci delle squadre per campionati indefiniti che siano quasi playoff, noi siamo partiti con insomma dichiarazioni di un campionato dignitoso, poi a fine agosto il Benevento si è trovato a fare degli acquisti importanti, quindi che aveva fatto pensare insomma Benevento quantomeno proiettato nei playoff. Poi invece purtroppo la situazione è stata ben diversa e ovviamente ci si è si è dovuto affrontare una realtà davvero opposta a quella che si credeva e con giocatori probabilmente non abituati a dover lottare per posizioni diciamo di bassissima classifica, tant'è che insomma a questo mettici probabilmente qualche scelta sbagliata, come credo sia stata quella di prendere Cannavaro, allenatore dal passato da calciatore illustre, però diciamo ancora un po' acerbo per quanto riguarda diciamo a livello di allenatore, come credo sia stato De Rossi con la Spal, e insomma e poi insomma il presente è sotto gli occhi di tutti. Le cose non sono molto cambiate, nelle ultime 11 partite appena 6 punti. Sì, no, ma ripeto, poi rimettere in assetto un treno che deraglia a destra e a sinistra, insomma, non è semplice per nessuno. A questo mettiamoci anche, insomma, negli ultimi tempi qualche arbitraggio, leggasi quello di Bari, insomma, di sabato, che insomma ha lasciato un po' tutti con l'amaro in bocca, però quello fa parte di quelle varianti che devi mettere a conto in un campionato e che adesso ovviamente se succedono adesso ti vanno ancora ad affossare ancora di più. E poi ovviamente Stellone certo non aveva la bacchetta magica, metti che questa squadra per buona parte del campionato ha dovuto far fronte a infortuni
a Iosa parliamo di 8, 9, 10 infortunati a partita. Delle volte abbiamo giocato con 13-14 disponibili effettivi, tra i quali gente che insomma avrà visto il campo 3-4 volte in questo campionato. E quindi, insomma, ripeto, è tutta una stagione che gira così, insomma, a 7 giornate dalla fine. Credo, ecco, dal mio punto di vista personale sia davvero difficilissimo invertire la rotta. Però, sai, quando la matematica non ci condanna, si spera sempre. Adesso siamo arrivati ai miracoli. È un vero e proprio spareggio. Chi dovesse uscire con le ossa rotte lunedì dal Vigorito probabilmente dovrà dare addio a qualsiasi speranza anche di agganciare la zona playoff che a Ferrara riteniamo essere l'unica a cui si può puntare. Out. Playout, sì, chiaramente. Forse noi siamo abituati ancora, insomma, ai playoff. E sì, che credo che, insomma, sia un vero e proprio spareggio tra due squadre che, insomma, anch'io ho guardato un po' la partita con la Ternana che avete giocato voi. Ho visto, insomma, nel secondo tempo insomma, ho visto bene, siete andati molto in difficoltà, soprattutto, insomma, nell'ultima mezz'ora. Noi a Bari avevamo iniziato invece bene la partita, poi, ripeto, qualche decisione arbitrale e poi quello scellerato fallo di Acampora, che era già ammonito, insomma, ci ha davvero buttati, insomma, abbiamo buttato quantomeno un punto, perché, insomma, il Bari non mi era apparso così irresistibile sabato scorso. Pare emergere molto nervosismo in casa Benevento, cartellini rossi a go-go. Sì, è la squadra, secondo me, se non vado errato, la più ammonita della Serie B, ma è normale perché adesso stai con l'acqua alla gola, la pressione adesso è diventata tanta anche da parte della tifoseria. Come tu sai, c'è stato quell'incontro la settimana scorsa, un faccia a faccia molto duro tra tifosi e calciatori con staff tecnico. Insomma, la pressione adesso cede anche tanta. E calcola che, insomma, che diversi giocatori probabilmente a Benevento, dove hanno vissuto per anni in un'oasi di pace assoluta, probabilmente non sono abituati ad avere queste enormi pressioni, perché, insomma, la piazza è davvero incavolata per questa retrocessione ormai quasi alle porte, ecco. E quindi, insomma, si sta facendo di tutto per cercare, insomma, di salvare il salvabile, però diciamo, le responsabilità e le pressioni sono molto alte e qualcuno, insomma, ne sta pagando. Tanti big per la categoria, alcuni dei quali ultimamente relegati a un ruolo di comprimario, quali Simi, Lagumina, Ciano, Improta, Glick. Ma giocatori che hanno assolutamente deluso in questo campionato. Parliamo di giocatori con stipendi al di là della fama, ma con stipendi anche da Serie A. Cioè, non è che sono a Benevento perché si sono limitati o si sono. Questi signori prendono stipendi da Serie A. E quindi, ovviamente, capisci che non rendi, più prendi, vai a prendere, insomma, a fare dei guadagni importanti. Ovviamente capisci che, insomma, la gente, la tifoseria è inviperita per questo, e anche perché non ne parliamo di uno o due, ma ne sono insomma, diversi in queste condizioni. E quindi, ovviamente, la situazione anche sotto questo aspetto non fa presagire nulla di buono. Delusioni sì, Simi, ma lo stesso Lagumina, lo stesso Glick, che, insomma, preso per la Serie A, insomma, ha fatto fatica, poi è andato a fare i mondiali, non l'abbiamo più visto. Dovrebbe rientrare in gruppo questa settimana, quindi insomma, quantomeno per il rush finale dovrebbe avere a disposizione quasi tutta la rosa, Mister Stellone. Questa è l'unica notizia, tra virgolette, positiva. Però parliamo di giocatori che non mettono piede in campo da mesi, quindi non so che apporto possono dare. Non ci saranno di certo Viviani e Acampora che dovranno scontare un turno di squalifica. Che Benevento ci possiamo aspettare di vedere in campo lunedì? A chi si affiderà Stellone? Ma credo che lui, credo che, insomma, essendo l'ultima spiaggia da giocarsi in casa, punterà su una squadra molto garibaldina, nel senso, cioè, credo che schiererà qualche attaccante in più rispetto a quello che fa di solito. Credo, questa ovviamente è una mia idea, siamo a lunedì, manca una settimana, però ormai giocare per giocare il pareggio non servirebbe a nessuna delle due. E allora a questo punto te la giochi tutta, e credo che, insomma, ci sarà il rientro di Farias dal primo minuto, in coppia con Pettinari, più questo ragazzino che non sta facendo male in un
momento davvero difficile. Sto parlando di Carpora, un 2006 di cui si parla un gran bene, che insomma ha dimostrato anche di avere abbastanza personalità. Forse sai quell'imprevedibilità che è mancata sempre a questo Benevento, che noi speravamo con il mercato di gennaio si andasse a colmare, ma invece praticamente non è stato fatto nulla. E questo, diciamo, è quello che gran parte della tifoseria imputa alla società, di non aver rinforzato quelle poche cose che servivano, però erano fondamentali nel mercato di riparazione. Infatti, tant'è che il Benevento, insomma, è il peggior attacco del campionato, pur avendo diciamo fior fior di attaccanti, almeno sulla carta. Però tu mi insegni che, insomma, se il pallone non arriva lì davanti, non è che ci puoi buttare l'aria in porta. È un discorso analogo per quanto riguarda la spalla, non arrivano palloni a Alex Moncini e alla Mantia e entrambi fanno fatica a trovare la via del gol. Prevedo che rientrerà Schiattarella invece. Ma penso proprio di sì, perché a centrocampo siamo praticamente contati. Ci sarà, ripeto, Schiattarella, credo sicuramente. Se vorrà schierare un centrocampo a tre, come penso lo faccia, credo Schiattarella, rientro di Caric, che comunque ha quasi sempre giocato, e poi potrebbe arretrare Teio sulla mediana, proprio per dare quella spinta in più anche a livello, diciamo, di centrocampo. In più, davanti con il tridente che potrebbe essere Farias, Pettinari e, ripeto, il giovane Carfora, a meno che non rispolveri anche Lagumina, non lo so. Questo non per un 4-3-1-2, che non ha mai fatto, però, tra l'altro. La società ha chiamato a raccolta i tifosi con, se non vado errato, il biglietto valido per due gare, perché successivamente riceverete la regina ad appena 4 euro. Che tipo di affluenza ci possiamo aspettare lunedì al Vigorito? E che tipo di apporto alla squadra ritieni, desideri garantire la tifoseria che a Ferrara, nonostante tutto, è sempre stata vicinissima alla sua squadra? Sì, no, ma anche qui ti dico la verità, la tifoseria ci tiene ancora. Infatti, insomma, ci sono diversi appelli insomma, a farsi questa pasquetta al Ciro Vigorito. Però, insomma, credo che l'afflusso sia, spero che sia, insomma, il solito afflusso dei 4-5 mila presenti, però non credo di più, al di là dei prezzi, anche perché, come ti dicevo a microfoni spenti, insomma, venendo a 7.500 abbonati, se venissero tutti gli abbonati già sarebbe un gran colpo, al di là dei biglietti poi a 4 euro per due partite, insomma. Bene, ti ringrazio Gianluca, intanto buona Pasqua e poi mi auguro di poterci Auguri fare direttamente buona Pasquetta sugli spalti del Vigorito. Buona anche. giornata. Saluto, auguri anche a voi e ci vediamo lunedì. Mentre eravamo collegati col collega, è terminata la partita Sassuolo-Torino sull'1-1. Alessandro, invece, adesso tanti gli interrogativi sul futuro della Spalla. Ancora forse un po' presto, perché non si sa la conclusione di questo campionato, però ci chiedono, nel caso la Spal dovesse retrocedere, la società chi potrebbe prenderla, se rimarrà Tacopina o ci saranno dei cambi al vertice. Questo è un bel interrogativo. Retrocede. Ancora non ce la possiamo, ce la si può fare, ce la si può fare. Ritengo che difficilmente Tacopina abbasserà la Saracinesca, anche se il campionato di Serie C, ecco ancora. Un discorso generalizzato, non riguarda la Spal. Paradossalmente comporterebbe un disavanzo di bilancio vistosamente superiore a quanto non sia il rapporto introiti e uscite per quanto riguarda la Serie B. Vengono a mancare milioni e milioni di euro di contributi e le spese ci sono, per cui se si vuole allestire una squadra in grado di puntare decisamente alla risalita serviranno svariati milioni di euro. A spanne diciamo che tra entrate e uscite un 5 milioni di euro dovrebbero essere messi sul piatto della bilancia. Ma poi vanno considerate tantissime cose perché poi scatterà di vedere se la società riuscirà o deciderà di cedere giocatori che possono avere un valore sul mercato, seppur in caso di retrocessione, in particolar modo i giovani, ci riferiamo a Peda, ci riferiamo a Contigliano, ci riferiamo a Prati, anche se però questi potrebbero essere elementi sui quali puntare nel corso della prossima stagione. Quindi è tutto un discorso da verificare.
Ripeto, presumo che visti gli impegni che si è assunto Tacopina nel momento in cui ha sollevato da quelli che erano gli impegni con istituti di credito e finanziari della famiglia Colombarini, pare a circa 16 milioni, vado un po' a spanne, ma questo non siamo molto lontani dalla realtà da coprire in 16 anni, non penso che Tacopina immediatamente deciderà di mollare, a meno che non trovi chi è poi disponibile a subentrargli. Per cui comunque prima di poter avere chiarezza dovremo aspettare di capire quale sarà la categoria in cui militerà la SPAL l'anno prossimo, poi sappiamo Tacopina è un vulcano, potrebbe capitare di tutto. Leo? Oddio, è una situazione molto delicata questa, infatti sarebbe, io non voglio neanche pensarci perché c'è una società che è stata costruita in un modo esemplare, ci sono i piani alti della società dove c'è adesso il direttore generale Gazzoli che è un professionista esemplare che naviga in questo calcio da tanto tempo, c'è un settore giovanile che va a gonfie vele, c'è un calcio femminile che sta per vincere il campionato, quindi una risultante positiva nella SPAL, i convitti vari che sono stati acquisiti per il settore giovanile, cioè sarebbe veramente imbarazzante se le cose dovessero andare male, perché veramente non sapremo da che parte girarci, e non penso neanche che dopo un investimento con questa serie di investimenti il presidente Tacopina possa farsi da parte, quindi è veramente una cosa molto, ma molto delicata. Ecco, qui vedremo anche se Tacopina è veramente innamorato di Ferrara e della SPAL, però c'è sempre Stefano anche da far fronte a un impegno economico per un imprenditore, definiamolo così, per un professionista come Tacopina, che poco ha a che fare con la città, anche se dice, non lo escludiamo, essersi innamorato del Castello Estense e del Palazzo dei Diamanti, del Polo Massa e dei colori bianco-azzurri. Ma io penso che anche da un punto di vista economico sarebbe troppo pesante vendere la SPAL in Serie C per lui, che l'ha presa comunque in Serie B investendo una certa somma. Ha continuato ad investire, non sempre bene, però insomma ci ha messo dei soldi e sono convinto che non gli starebbe bene insomma vendere perdendoci così tanto. E poi bisognerebbe anche vedere se qualcuno, chi sarebbe disposto a prendere la SPAL in Serie C, che non dimentichiamo è una categoria che fa gola a pochi appassionati e purtroppo non ha le TV, non ha questo bisogna considerarlo. C'è solo da sperare che Tacopina decida di rilanciare, decida proprio per salvaguardare il suo patrimonio, di giocarsi tutto per tutto, eventualmente anche in una sola stagione, anche se Leo, siamo comunque veramente in fondo, ricordiamoci che nella terza categoria nazionale c'è una sola promozione, poi la seconda passa attraverso dei playoff infiniti. Non pensiamoci via, se ci dobbiamo pensare ci pensiamo più avanti. Dai. Ecco, allora pensiamo, come si deve scendere in campo lunedì, in 30 secondi? No, non si deve scendere in campo, si devono vincere queste due partite, stop. Bisogna andare pronti a fare la guerra. Fare la guerra, pensare una partita per volta, dare tutto a Benevento e poi concedere il bis contro il Brescia. Non si prescinde da questi 6 punti e poi continuare sulle ali dell'entusiasmo. È l'unica strada. Alvigorito, bava la bocca, sangue negli occhi, portiamo a casa questi 3 punti, festeggiamo Pasquetta e poi ripartiamo verso chissà dove, a seguire con la gara con il Brescia. Ripetiamo, vincano queste due partite, passporti una casa 6 punti e ce la si può fare. Lunedì infatti la SPAL sarà impegnata a Benevento alle 12.30, quindi alla sera non faremo lunedì sport, il nostro appuntamento tornerà lunedì 17 aprile, quindi ci vedremo appunto quel giorno dopo la partita contro il Brescia, un altro scontro diretto, e speriamo di ritrovarci qui col sorriso. E buona Pasqua a tutti. E buona Pasqua a tutti, almeno domenica siamo tranquilli. Buona serata.